Devi togliere il coso prima. Cosa è successo? Allora, io ho uno stalker, no? Che è una persona un po' molto appassionata, che però sa dove abito, perché, cioè, insomma, sa dove abito. Suono il campanello adesso, sono dei fiori e io, oh my God, non lo apro. Ho detto di lasciare fuori che andavo dopo a prendere i fiori. L'ho lasciato fuori dal cancello. E no, chi è? Mia nonna? Chi vuoi che ti manda i fiori? Cioè, spiegami, non ho capito. Beh, cioè, ti arrivano dei fiori a casa il giorno di San Valentino, chi è? Babbo Natale che ha sbagliato giorno? Prova a farla tu, Bibi. Eh? Prova a farla tu. Ce la fai? Come regalo di San Valentino, ho chiesto a Francesco di stare tutto il resto di febbraio a casa. Non è che io ho chiesto, ho imposto, ho detto o quello o cambio le chiavi di casa. Perché è veramente esagerato negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi mesi. Quindi lui è arrivato a casa alle 4, ha portato Leoncino a calcio, mi ha mandato dei fiori. Poi è tornato a casa, ha fatto il bagnetto ai bimbi. E adesso, amore, li metti a letto? Li metti a letto tu? Già preparato il lettino. Amore, questa posizione non è... Vabbè. Li metti a letto? No. Bimbi, andate a letto con papà. Papà vi mette a letto? Come no? Vai amore, metti a letto i bambini, vai. No. Vai, vai. Sei stanco? Sì, amore, mi lasciate in pace. Vediamo quanto tempo resiste. Bimbi sono a letto. Mio amore, mi fa male gli occhi. Ah, perché? Spiegaci ancora una volta perché i tuoi occhi sono sensibili? Sono azzurri. Sono delicati. Dai. Vuoi vedere il film coreano? Cos'è il film coreano? Che ha vinto l'Oscar, amore. Amore, secondo te io la faccia di uno vuole vedere il film coreano che ha vinto l'Oscar? Dai, vuoi vedere Narcos, amore? Dai. Mi fa male gli occhi, dai. È l'allarme, la sveglia di Francesco. Cosa faccio? Ritardo o interrompo? Ritardo, dai.